l'ha detto Ciccio qua, che l'ha detto anche Apolloni, la vittoria è un po' una medicina, il Parma l'ha ritrovata oggi, è anche vero che ha faticato parecchio, non so se si riuscirà a trovare il gol, intendo, dal punto di vista offensivo, che erano un po' quei, non dico limiti, però quelle difficoltà che nelle ultime gare si erano palesate. Ma sicuramente abbiamo raccolto di meno di quello che abbiamo creato, perché oggi la squadra penso abbia fatto una grande partita sotto il punto di vista del gioco e dell'attenzione. Abbiamo subito soltanto una ripartenza in finale che ci volevamo star cara, però abbiamo creato tantissime palle gol, non siamo riusciti a concretizzarle tutte, poi per fortuna Michele è riuscito a realizzare il gol e ci ha dato i 3 punti. Però penso che oggi la squadra gli ha dato una risposta importante al campionato e alla gente che magari pensava che il Parma fosse in casa. In queste ultime partite non sono stati brillanti sotto porta, però comunque siamo riusciti a creare, non siamo stati cinici come in altre occasioni, come ho già detto in altre circostanze, come a Valdarno, dove la squadra aveva creato 3 palle gol e aveva realizzato 2 gol, quindi abbiamo perso un po' di questo cinismo sotto porta. Oggi siamo riusciti a realizzarne uno, speriamo che nelle prossime partite la squadra possa esprimere il proprio potenziale offensivo nel migliore dei modi e cercare di chiudere la partita e magari sbloccarla prima. Tra l'altro oggi sei arrivato vicino anche tu con un tiro da fuori, un bello scambio con Longobardi, se non ho errato. Ecco, ci sono delle situazioni in cui magari proprio voi centrocampisti avreste magari lo spazio per provare la conclusione, ma magari preferite comunque il servizio verso un altro giocatore offensivo. Dico, dal Tardini spesso si urla, gli spari, tira, insomma, magari mancherebbe anche un po' quella che è la conclusione di voi centrocampisti, che potrebbe essere pericolosa. Però è una proiezione completamente diversa quella della tribuna e dal campo. A volte la tribuna può sembrare molto semplice, magari calciare da fuori o cercare la conclusione, però non sempre è così semplice. Oggi ad esempio mi è capitato 2 volte in una partita, forse non mi è mai capitato dall'inizio dell'anno. Quindi non è sempre semplice, perché magari una volta c'è rimbalzo, una volta un avversario, una volta ti accorgi che magari il tuo compagno è smarcato in una condizione migliore e quindi cerchi di servirlo per realizzare il gol. Certo, magari bisogna provare anche le conclusioni da fuori, per ora ci teniamo quella di Michele che ci ha dato il 3 punti. Com'è andata quel nuovo mondo che per la prima volta veniva proposto quest'oggi? Penso sia andata abbastanza bene. Ho visto una squadra che ha proposto un gioco fluido, anche perché loro comunque non hanno fatto questa partita all'attacco, sono venuti e hanno cercato di contenerci. La squadra secondo me ha mosso bene la palla, abbiamo creato, come già detto prima, tante occasioni per poter sbloccare e vincere la gara, quindi penso che sia andata abbastanza bene. Nel secondo tempo la sensazione è che siano entrati più giocatori in area, quindi sono state anche create maggiori occasioni, tant'è vero che Messina arriva da dietro e conclude. Avete avuto anche voi questa sensazione comunque nel secondo tempo di avere una manovra un po' più fluida che riuscisse a portare in area più giocatori? Sì, magari nel primo tempo non ci siamo mossi alla perfezione, però poi nell'intervallo ci sono stati dei discorsi fatti con Mister che ci ha dato delle indicazioni e nel secondo tempo le cose sono andate diversa e i frutti si sono visti. L'ultima da parte mia è quel contropiede nel finale, si poteva evitare, cosa è successo realmente? Non ricordo bene, una palla persa dal nostro attaccante, poi loro sono partiti in contropiede. Purtroppo è dall'inizio dell'anno che sono cose che purtroppo possono capitare per una squadra come noi, che comunque è costretta. Cerca sempre di proporre il proprio gioco, cerca sempre di andare in avanti, magari una volta a partita ti può capitare, magari fare più attenzione in queste situazioni ci può stare, dai, una volta a partita, però cercheremo di limare anche questi piccoli errori. Giorgino, per quanto ci si sforzi ci si dice sempre le stesse cose, quindi io vorrei allargare il discorso, non parlare della partita ma parlare di lei. Lei è un 85, quindi è nel pieno della sua maturità. Siamo quasi a marzo, le squadre si fanno in marzo, il Parma, salvo cataclismi, farà la Liga Pro quest'anno. Lei ha già pensato al suo futuro, ha già parlato, si è sincero? No, non sono sincero, l'ho già detto in altre interviste. Io penso
penso che la società farà delle proprie valutazioni soltanto all'obiettivo raggiunto. Penso che la maggior parte di noi, o quasi tutti, sarebbe felice di rimanere qui a Parma, perché comunque c'è un ambiente fantastico, l'ho già detto, abbiamo tutto per far bene. Quindi per ora il primo obiettivo è quello di vincere il campionato, poi dopo la vittoria del campionato penso che la società deciderà con chi parlare o meno e si vedrà. Davide, è un momento che non gira bene neanche come episodi, no? La traversa di Bucarelli domenica, poi abbiamo preso anche loro, oggi la traversa di Barrai e poi c'è questo calcio di rigore che sembra proprio... cioè a Parma non debba mai essere fischiato, sembrava abbastanza netto quello di Galuppo su Longo Barrai. Ma non lo so, non ho visto l'immagine, poi in campo è una frazione di secondo, quindi non lo so, se voi mi confermate, rigore, cioè purtroppo è un periodo che... Siamo sfortunati e non riusciamo a prendere calci di rigore, però fa niente, l'importante era vincere, oggi la squadra l'ha fatto, ora mancano le partite al campionato, una in meno, quindi dobbiamo ragionare di domenica in domenica, dobbiamo prendere partita per partita finché non si raggiunge l'obiettivo. Ok, grazie a tutti.